Bartorelli, 4 prima. Io mi sono laureato in medicina e chirurgia nel 78. Mi sono quindi specializzato in cardiologia nell'80, seguendo le orme paterne. Mio padre era un clinico medico, quindi un medico internista, però con una predilezione per le malattie cardiovascolari. Per tutta la sua carriera lui ha lavorato soprattutto nel campo dell'ipertensione arteriosa e delle malattie cardiovascolari. È un pochino come essere avvolti da questa professione fin da piccoli, perché in casa non solo io sono medico, ma anche i miei fratelli e mia sorella, quindi la medicina è entrata dentro di me molto molto prima che io scegliessi di fare questa facoltà. Io sono professore associato dell'Università degli Studi di Milano dal 2000, professore di cardiologia, svolgo attività didattica, incontro dei giovani e questo è un incontro che arricchisce forse più me di loro, perché trovo anche nei giovani studenti italiani un'evoluzione ogni anno che inizio il nuovo corso in senso di attrazione per la ricerca. L'ultima lezione che io faccio del mio corso è sempre sulle nuove biotecnologie nel campo cardiovascolare e la risposta dei ragazzi è di estremo entusiasmo per la ricerca e per la tecnologia. Quindi è una speranza per il futuro di questo paese, cioè che ci siano dei ragazzi giovani che sono ancora interessati alla ricerca, penso è un elemento di grossa speranza per il futuro della medicina italiana. Io cerco di trasmettere agli studenti il concetto di un umanesimo della medicina. Ho parlato dell'ultima lezione che faccio, quella sulle tecnologie più avanzate. La prima lezione è sempre sull'aspetto del contatto umano col paziente. Non dimenticatevi che questa è un'era estremamente tecnologica che mette a rischio il professionista di perdere contatto umano col paziente, perché ha strumenti estremamente sofisticati, può leggere soltanto i dati che gli provengono da questi strumenti, ma parla troppo poco col paziente. Quindi questo è fondamentale, che i giovani che si avvicinano a questa professione non dimentichino, anche perché il paziente racconta la sua storia ed è importante che la racconti, perché nel raccontare la sua storia spesso c'è già la diagnosi in embrione della sua malattia.